Ma innanzitutto il governo ha dall'inizio messo in campo una strategia che porta con sé una visione, perché la revisione del PNRR, la riforma del Fondo di Sviluppo e Coesione e il decreto appena approvato sulla riforma della politica di coesione mette insieme in un quadro unitario, in una visione di carattere generale, l'utilizzo coordinato di queste risorse, attribuendo alle stesse anche una tempistica certa e soprattutto una concentrazione sugli investimenti strutturali. La zona economica speciale in questo contesto è un po' la cornice, tant'è che noi stiamo lavorando al piano strategico della zona economica speciale che darà queste risposte e che avrà al suo interno non solamente gli strumenti di semplificazione e di sostegno finanziario, ma anche una infrastrutturazione adeguata. Quale ruolo può offrire Catania all'interno del quadro delle ZES? Catania è sicuramente uno dei poli più rilevanti e importanti del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo un divario tra il nord e il sud che è storico, che ereditiamo. Capisco che nella polemica politica spesso si attribuisce a provvedimenti che verranno i problemi che ci sono, e questo è abbastanza singolare, però noi dobbiamo tener conto che abbiamo lavorato in modo efficace in questo periodo per mettere in campo tutti gli strumenti utili per poter dare delle risposte. Se parliamo del PNRR, abbiamo revisionato il PNRR quando si sosteneva che questo sarebbe stato impossibile, basta ricordare la ricca rassegna stampa dello scorso anno per ricordare questo. Invece abbiamo ottenuto un importante risultato, abbiamo revisionato il PNRR, abbiamo ottenuto, risolvendo diversi problemi, il raggiungimento degli obiettivi della terza e della quarta rata con il pagamento delle stesse. Stiamo definendo in questi giorni, siamo veramente a un livello di definizione elevato, quasi completo, gli obiettivi della sesta rata. Abbiamo in corso una verifica con la Commissione europea sul raggiungimento degli obiettivi della quinta, quindi siamo fiduciosi che l'approvazione della quinta rata possa accadere a breve. Quindi in questo contesto mi sembra che gli elementi positivi che hanno caratterizzato l'azione del governo siano sotto gli occhi di tutti. Non si tratta di vedere necessariamente il bicchiere mezzo pieno e quindi eccedere nell'ottimismo, però sinceramente non si può nemmeno, di fronte a risultati oggettivi che vengono riconosciuti non da noi, dalla Commissione europea, visto che nel rapporto di febbraio intermedio su tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza che la Commissione europea, affidandolo a dei valutatori esterni, ha realizzato, l'Italia risulta il paese con le migliori performance. Mi sembra che sia un dato importante che ci stimola a proseguire positivamente su questo.